Un'altra azienda che ha un record veramente importantissimo che abbiamo qui con noi è Zucchetti. Abbiamo Paolo Susani, direttore commerciale. Ora Zucchetti ha 50 anni di storia, non ne ha 200, non ne ha 300, ma in 50 anni di storia, da quando Mino Zucchetti a Lodi parte da uno studio di commercialista e crea una società che oggi è la prima software house italiana, con un fatturato di 200, di 2 miliardi di euro, se non sbaglio, e un utile di cui non parlo, ma insomma che è veramente importante, che è costantemente reinvestito e credo sia un altro esempio paradigmatico di quello di cui noi oggi stiamo parlando, Paolo Susani. Grazie, grazie Francesco anche per averci invitato. È sempre bello parlare di innovazione, anche perché ognuno di noi scommetto che ha una propria definizione dell'innovazione. Io non credo che ci sia una definizione corretta. Però giustamente, come dicevi tu Enrico, mi viene in mente che parlare di innovazione, il nostro fondatore Mino Zucchetti, da uno studio commercialista, la sua innovazione è stata quella di farsi fare un software per i fiscali. Forse non fu il primo, non era sicuramente l'unico, ma fu in assoluto quello che decise di cambiare il mercato, perché mentre gli altri custodivano gelosamente il proprio software per fare competition, lui si domandò: se serve a me, serve a tutti. Da lì il paradigma dell'apertura, quindi è da lì che è iniziata un'avventura. Questa è innovazione, questo è un modo di porsi. Sono orgoglioso di rappresentare un gruppo italiano, e ci tengo a sottolinearlo perché non abbiamo una storia di 200 anni, ma 50 anni nella storia della tecnologia non è banale, con i colossi che ci sono, anche perché per un'azienda italiana, quando si parla di fashion, food, si è molto avanti anche a livello internazionale. Quando si parla di tecnologia è un po' più complicato essere innovativi su un palcoscenico internazionale, però oggi è un gruppo di oltre 9.000 persone, in costante crescita e siamo contenti di crescere. Ma il dato che mi interessa trasferire è che oltre 2.000 persone sono dedicate a ricerca e sviluppo, perché il nostro fondatore ci ha insegnato che l'innovazione si fa continuando a farsi domande, ad anticipare i tempi e a continuare anche ad investire per poter anticipare. Prima in un intervento, forse tu stesso Enrico, dicevi bisogna innovare prima, no? Cioè bisogna cambiare prima del cambiamento, della cosa più facile a dirsi, più difficile a farsi. E nell'ambito della tecnologia, la velocità con cui ci sono stati dei cambiamenti è enorme. Oggi siamo di fronte a un'innovazione dirompente, dove innovazione significa anche adattarsi a quelli che sono stati i cambiamenti. Se pensate che in Italia i due fenomeni che hanno consentito un'innovazione tecnologica più rapida non è stata l'informatica, ma è stata la fatturazione elettronica, il Covid, questo vi domandate come i tempi sono cambiati e come effettivamente oggi si è apparentemente tutti innovativi perché abbiamo tutti a che fare con la tecnologia. A mio parere la tecnologia è una base dell'innovazione, rappresenta un po' un esoscheletro, è utile a migliorare la produttività. Quindi anche nel nostro gruppo quello che serve maggiormente è un'apertura. Credo che una grande differenza che può fare il palcoscenico italiano delle aziende che rappresentiamo tutti quanti sia quello di essere aziende aperte, anche perché innovazione vuol dire avere la porta aperta a idee che arrivano per un 30% all'interno, per un 70% all'esterno. Quindi questo è un fenomeno di innovazione. La nostra azienda ha saputo innovare cambiando tanti mercati, perché eravamo quelli dei commercialisti, oggi siamo stati nell'ultimo mondiale in Qatar, l'unica squadra italiana presente. Abbiamo gestito gli stadi del Qatar. Siamo orgogliosi, ma cosa significa cambiare? Innovare significa cambiare mercati. Qualcuno quando mi chiede che lavoro fai, io dico che unisco i puntini, perché abbiamo un'offerta che spazia dal mondo dei professionisti al mondo delle aziende, passando per l'automotive, finendo agli stadi, senza contare che siamo leader indiscussi nel mondo dell'hospitality, quindi dove c'è da mangiare e bere, sicuramente c'è un nostro software. Questo significa che c'è un'apertura, che c'è un mercato, che significa che l'innovazione la si fa anche contribuendo e migliorando determinate attività che ci sono all'interno del sistema paese. La nostra è sempre stata un'azienda aperta, sempre stata un'azienda dove, banalmente, se la prima volta che sono andato da Mino Zucchetti, che mi chiamò, era il primo armi come commerciale, mi presentai di corsa e lui mi disse: ma ti sei presentato senza un blocco e una penna, come fai a prendere appunti? Da lì vado in giro sempre con una penna e con un blocco. Qualche anno
Dopo andai, mi chiamò, andai nel suo ufficio, ovviamente con una penna, con un blocco. Lui mi disse, come mai hai la penna e il blocco? E io, Mino, per prendere appunti. Ma adesso c'è lo smartphone, usa lo smartphone. Questo era Mino Zucchetti. Quindi l'innovazione è continuamente dietro l'angolo. E noi siamo cresciuti così. Però mi preme sottolineare che avete toccato dei punti fondamentali. Il nostro è un gruppo con oltre 140 aziende. Quindi dobbiamo fare per forza ecosistema. E fare ecosistema è l'unica cosa che conta ormai, l'avete sottolineato e sono convinto che sia l'unica strada, perché molto spesso in Italia si confonde la competitività con la competizione. Essere competitivi non significa essere in competizione, ecco perché è una parola bella da dire, ma è l'unica cosa che conta da fare. E voi lo state dimostrando, ed incontri come questi servono anche per acculturare tutte le aziende, tutti coloro che hanno a che fare. Prima Francesco parlava che essere consulente di management significa essere etico. Credo che l'unico binomio per un'innovazione sostenibile sia l'etica e la tecnica, per cui la formula giusta è quella che hai delineato. Abbiamo parlato prima di formazione. Noi abbiamo creato un vivaio dei talenti. Ritengo anche però che la formazione sia la prima forma di innovazione. Senza di essa non si può andare da nessuna parte. Troppo tempo spendiamo a dire che è colpa di qualcun altro e invece dobbiamo anche aiutarci, ecco perché fare ecosistema diventa fondamentale. In un mondo come quello che frequento io, altamente tecnologico e innovativo, la carenza di persone è spaventosa. Però credo che qualsiasi azienda qua rappresentata, la prima domanda che faccio: ti manca personale? La risposta è sì. Basta vedere che forse grazie alla tecnologia qualche ristorante ha migliorato, perché con le comande la tecnologia ti consente di far prima. In Alto Adige i rifugi hanno una sola persona che fa le comande e fa 200 ordini. Però sa il fatto che apparecchiare e sparecchiare mancano sempre persone. Figuratevi in un mondo dove il nostro, dove l'innovazione è talmente dirompente che oggi si parla di intelligenza artificiale, artificial intelligence, dove sinceramente io sono più preoccupato dell'intelligenza naturale che da quella artificiale. Però è un tema che è la nuova internet, è un qualcosa che avremo per forza a che fare, mancano le persone. Quindi benvenga tutto il percorso formativo, universitario, dello STEM, degli istituti tecnici. Fino a qualche anno fa era difficile che un'azienda di informatica assumesse studenti che arrivavano dagli istituti tecnici, perché si preferiva sempre dare una prevalenza a chi usciva dall'università. Oggi 9 persone su 10 che escono da un istituto tecnico informatico non trovano lavoro prima ancora di incominciare. 9 persone su, anzi 10 persone su 10 che frequentano informatica lavorano da 3 anni prima dell'uscita. Questo vi fa dire com'è la competizione. Poi ritengo che forse se si chiamassero imprese invece di startup forse sarebbe meglio per tutti quanti. Però fa parte del sistema e fa parte di un sistema aperto che dobbiamo percorrere per forza, perché oggi abbiamo un tema di etica e di sostenibilità. Tenete presente che tutte le aziende che frequento anche a livello internazionale, una domanda che mi fanno tutti è: cosa stiamo facendo sul mondo ESG? Ecco, io mi auguro che l'ESG, che per noi rappresenta anche un business per soluzione tecnologica ed è anche un percorso che stiamo facendo all'interno del gruppo, ma che non è facile, io mi auguro che il tema ESG non sia un tema di marketing, ma che sia veramente un tema di sostenibilità, perché se risulta solo un tema di marketing è la solita boutade all'italiana, dove si parla di qualcosa che è green, che oggi è un'altra, quando uno non sa cosa dire parla green o parla di intelligenza artificiale, sono due temi che puoi reggere una cena. Ma se dopo queste cose non si fanno, rimaniamo comunque indietro. E tutti i temi che avete toccato mi hanno fatto pensare a una cosa importante, che è veramente importante creare un connubio di formazione e innovazione indipendentemente dai mercati di appartenenza. Perché credo che l'innovazione non sia una parte della tecnologia, sia una parte che riguarda tutti i vari mercati che ognuno di noi sta frequentando, anche perché abbiamo di fronte due sfide, quella etica e sostenibile da una parte, ma non dimentichiamoci che la competition internazionale è un qualcosa che ci fa per forza pensare, perché o rimaniamo artigiani o cresciamo. E la competition internazionale non è solo per chi arriva in Italia, anzi, noi dobbiamo puntare andare a livello internazionale. Per andare però mancano le persone, a volte manca una certa sostenibilità. Di conseguenza innovare significa anche cambiare la relazione tra di noi, perché altrimenti risulteremo più lenti ed impacciati e non arriveremo sicuramente ad ottenere quello che tutti noi ambiamo, che vuol dire noi dobbiamo ambire a qualcosa di sostenibile, ma per vivere bene. Non credo che una parte consumistica ci sia
di vantaggio perché si consuma di più e meglio, quindi concordo con quanto ha detto il dottor Iadicicco prima, però è anche vero che ogni azienda è sempre più è soggetta a quelli che sono i ricavi e i costi, quindi dobbiamo tenere in considerazione anche quello. Però c'è un aspetto importante che stiamo trattando. Noi possiamo avere la miglior tecnologia di sto mondo, ma ciò che conta veramente sono le persone. Uno più importante di me, con martello e scalpello, fece qualcosa di importante, la pietà. Probabilmente in mano a tanti di noi, martello e scalpello farebbero più pietà. Quindi, sebbene ci sia la tecnologia, la vera differenza la fanno le persone. Le persone devono essere formate, le persone devono essere fatte sentire importanti. Credo che la prima forma di innovazione sia puntare veramente sulle persone, perché ne abbiamo un gran bisogno. E chiudo il mio intervento dicendo che forse ognuno di noi si dovrebbe porre una domanda quando si parla di innovazione, ovvero quando è l'ultima volta che abbiamo fatto qualcosa di nuovo. Se ci mettiamo più di 3 secondi è passato troppo tempo, per cui è l'occasione giusta per innovare. Grazie. Grazie Paolo. A compimento, chiusura di questo tuo intervento, voglio ricordare che l'avevo già accennato prima, ma insomma Zucchetti è un'azienda da 2 miliardi e un fatto molto rilevante è che tutti gli utili della società, che sono importanti, vengono reinvestiti nella società da sempre. Questo è un segnale di volontà di inserimento in un territorio, di attenzione alle persone, di attenzione alla innovazione continua, di attenzione a quella che è la vera continuità, insomma, no? E quindi ancora di più assume valore una espressione che dice: beh, quando parliamo di tecnologie, noi parliamo di qualche cosa che certamente ha una sua origine e viene prodotta magari non qui e non da noi, ma nel momento in cui diventa un elemento comune a tutti, una sorta di commodity, perché poi alla fine si compra e si distribuisce con una certa facilità, quello che fa la differenza sono le persone. E quindi questo è l'altro messaggio estremamente forte, estremamente rilevante che oggi è emerso, e quindi grazie ancora Paolo.